Il film partirebbe con una bella colonna sonora, giorni d'oggi magari scritta cantata da un altro. Sì, scritta da un altro, magari da Calcutta, con nomi a caso. Sai, no, è mood. Che so, io mi alzo la mattina, sveglia del Genoa, tende del Genoa, coperte del Genoa, mi sveglio, sciarpa del Genoa. Mi sveglio, dormo con la sciarpa, mi sveglio con l'ino del Genoa, eccetera, eccetera. Esco di casa, vado a lavoro, dove vado al campo della Sampdoria a fare il magazziniere, no? Meraviglioso. Poi mettiamo, poi che ne so, prendiamo Vaz, che è l'altro nostro, il più intelligente di tutti, no? Quindi cosa fa lui? Il più studiato. Lui andrebbe, lo so, farebbe il supplente lontanissimo, in sì, una scuola lontanissima, in una classe che ogni volta che entra gli tirano di tutto, no? Minchia, quindi lui è la persona dotta, intelligente, capace, ma che minchia fa il supplente in un posto disastrato. Sonny lo mettiamo un po' maldestro, come persona lo mettiamo a fare il... In una gioielleria, per esempio, sì? No? in una cristalleria dove ogni volta deve stare attento a far cadere le cose. E fa cadere tutto. Sì. Mario lo mettiamo in una biblioteca. No, per questo libro è un libro. Voglio spiegare. Ed ora, signori e signori, un applauso gigantesco per lui, l'incredibile Giacomo Corrente! Grazie! Ciao a tutti! Grazie! Mio cugino! Stai calmo però, per esempio ti sbatto fuori. Siamo calmi. Intanto buon anno a tutti! Oh, che bello! Ricomincia l'attività anche qua al Teatro Oscar, che ospita il podcast e tante altre cose. Domanda iniziale: quanti di voi è la prima volta che vengono al Teatro Oscar? Il solito gruppo di ignoranti. Che non avete mai a teatro? Scusate, ma fatevi i cazzi vostri. No, venite quando volete. Arrivano altri due. È alle 9 lo spettacolo, eh. Che cazzo ridi? Cioè, tra l'altro deve rompere i coglioni perché in mezzo li fa alzare tutti. Cioè, avete problemi col parcheggio? Non è vero, perché questi qui sono qua dalle 7:20, queste qua. Va, li hanno fatti alzare due, adesso entra loro. Da dove venite? Qua di fianco? Varese? Non è che hai detto Teramo, cazzo! Varese, sembra da Varese. Vabbè, comunque è un pubblico, il pubblico teatrale è un po' così, un po'... Tanto questi due che mancano... Cioè, in prima fila, due... Guarda, mi sta sulle balle questi qui che... Tienimi il posto in prima fila, e poi non vengono, mi fanno girare i coglioni. Comunque, il Teatro Oscar, se per chi non lo sapesse, ho già visto che siete ignoranti, no? Facciamo una programmazione teatrale praticamente da ottobre fino a fine maggio. Se volete prendete il programma lì fuori, sono tutte le iniziative. Vi segnalo settimana prossima uno spettacolo meraviglioso prodotto da noi, da di e con, sono le preposizioni semplici, non è mai stato il mio forte, Ippolita Baldini. Scusate. Parlo col quartiere di destra perché di lì mi sembrate veramente... Beh, c'è lui che vi cappeggia, è chiaro, no? Allora, Ippolita Baldini che fa questo spettacolo nuovo prodotto da noi, si chiama Vangelo, dal 16 al 21 di gennaio. Per cui, se volete, prenotate, eccetera, dite, manda Giacomo, pagate lo stesso, però intanto. Allora, niente, il Teatro Oscar, oltre a tutte queste cose qua, è anche il luogo dove si registra il podcast. E quindi... prima puntata del podcast del 2024, direttamente al Teatro Oscar in Milano, ladies and gentlemen, Brescia!
Sediti pure. Grazie. E intanto vi presento la band, per chi non la conoscesse, gli Anagrammi. Oltre a essere bravissimi a suonare, poi scoprirete perché si chiamano Anagrammi, ma lo vedremo durante la puntata. Sei Giacomo, emozionato? Sono emozionato. Ti stai cagando sotto? Mi sto cagando sotto. Minchia Jack, cioè, mi sto cagando sotto. C'hai freddo, non so. Sì, io l'ho portata un po'. Ho detto porto un po' di colore. Minchia, grigio, merda, cioè. Sì. Di colore. Sbiadito. Ma c'hai freddo o sei scom... La leviamo, cosa dici? No, no, fai come vuoi. Cioè, fammi stare un po' azzurro. Il look è importante, eh? Sto azzurro per un attimo, poi dopo torno bianco e nero. Aspetta che sposto la pianta carnivora. Sì, questa fa male. Questa fa male, la metto qui. Metto qui un attimo. Allora, Giacomo, perché mi hai chiamato? Un mattino mi sono svegliato e ho un mal di testa. Cioè, chi chiamo? Mi sei venuto in mente tu, no? Possibile trovare. Devo dire che una delle attrattive, avvisatemi quando arrivano questi due qua che gli faccio un culo così. Una delle attrattive maggiori, una, non l'unica, no? Il nome. Ah, il nome? Minchia. Infatti l'ho pensato anch'io, ho detto Bresh, che minchia di nome. Perché? Perché, cioè, con tutti i ti nomi, segreto, tutte le onomatopee che c'erano in giro. Quello che vicino a Trash ci siamo scelti. Infatti ho detto, si è sbagliato, pensavo fossi Slash, il chitarrista. Ho detto, ma ha chiamato, che cazzo? Ho detto, devo andare per forza, ma mi cagherò sotto. Perché, senza dover fare le linguate, sono fan di Giacomo, di Aldo Giovanni e Giacomo dalla nascita, la mia famiglia è fan dalla nascita. E quindi ho detto, no, minchia. Ma stai calmo. Cosa faccio, le citazioni? Vuoi che ti porti una bulla dell'acqua portami calda? Portami una tisana. Cioè, una tisana. Cioè, portami una tisana al finocchio. Vai. Ma non hai capito. Per digerire. Per digerire, bravo. Ma che cazzo, dai. Anche il pubblico minchia, è un pubblico pericolosissimo. È malevole, perché la cosa lì, la tisana al finocchio, è per digerire. Vedi che tu hai problemi di digestione. Di gastroenterofagia. No, no, no. Mi dia qualcosa lei, dottor. Allora, Giacomo. Dimmi il nome. Allora, il nome, io mi chiamo Andrea Brasi, di cognome. E che era anche un bel nome. Che in teoria potevo tenere quello. Ho deciso di lei disegnava Andrea Brasi. No, ma cosa è Brasi? Successo? È molto, molto semplice, molto infantile, perché all'età di 10 anni storpiavamo i nomi, no? Come tutti i bambini. E allora io sono diventato da Brasi a Brescia e così mi hanno iniziato a chiamare tutti i miei amici, da sempre. Quindi io non ho scelto, mi è caduto in testa. Senza volerlo. Sì, certo. E ho fatto un periodo in cui ho detto, ma che cazzo mi sono chiamato a fare? Troppo inglese per me, no? Beh, però. Mi dava quella sensazione di voler far l'americano. Però alla fine ho detto, se non l'ho scelto, un motivo ci sarà. Ma comunque parla uno che è, cioè, Aldo, Giovanni e Giacomo, cioè, non è che ci siamo messi lì. Tu dici che invenzione. Cioè, alla fine il nome è comunque iconico, dai. Però è iconico, e poi questa cosa dell'inglesismo. No, iconico Aldo Giovanni e Giacomo, su Brescia mi permetto, anzi. No, ho ancora dei dubbi. Brescia mi ha acchiappato, no? Ma bene, questo è servito, vedi? Destino di tenerlo, no? Sì, no, ma infatti. Senti, no, ma adesso facciamo con calma. Sì. La mia sedia è quella lì. Ok, vuoi cambiare? No, è che non so per quale motivo mi sono messo qua. Mi vuoi accudire, Gio? Si vede, sì, che hai, sì, hai questo, sì, senso paterno. Sì. Guarda, me ne vado quando arriva la tisana. No? Minchia. Non so se arriverà. Vabbè, comunque. E, senti un po', no, cominciamo un passettino indietro. Tu sei nato nel... 96. Ma va, affanculo, guarda. Posso salutare i miei amici che sono qua. Ciao caro, ciao Pietrino, ciao Caio, ciao ragazzi. Grazie di essere venuti a supportarmi. Calmi anche voi, se non caccio via, siamo ancora lì. Comunque, 96, sei nato un anno prima che noi facessimo Tre uomini in una gamba. Quindi per dire come passa il tempo, eccetera. Esatto, eccetera. Che... Vabbè, insomma, mi nasci, vieni al mondo 96. A Genova.
Vengo al mondo a Genova, in quel caso lì ho avuto la fortuna di nascere. Poi non toccare il microfono. È difficile poi... però. Ascolta, tieni giù le mani. Cioè... Abbiamo un gelato, abbiamo... No, vogliamo cambiare? Non vuoi no, vuoi che te lo fisso? Ma vai, porca. Vai. Questi rapper qua, cazzo. Tu di una cagata delle tue che cerco il... Vado? Vai, parla. Di cosa stavo parlando? No, niente, sono nato a Lavagna, non sono nato a Genova. Se no, perché se, mia no aspetta un attimo, sei nato a Lavagna? Sì. Cos'è successo a Lavagna? È un momento terribile della mia vita. Sta cazzo, sì. Aspetta. Stai fermo, eh? Vai. Metto un cerotto di quelli che solo le dive del cinema mettono, col trasparente, guarda, eh. Anallergico. Meno male, sono allergico alla colla. Alla? Alla colla. Era una brutta battuta, Giacomo. Sì, l'ho capito, sono mica un coglione. Poi, adesso tieni giù le mani e non toccarti più. Allora, sei nata a Lavagna. Aspetta, sono nato a Lavagna perché mia madre quella sera ha fatto un parto cesareo e il suo medico era a Lavagna. Quindi io sulla carta d'identità ho scritto Lavagna e non Genova. E se no? Ah, se no saresti a Genova. Sono stato a Genova. Però, molto interessante. Però è bello Lavagna. Sì. Lavagna e Chiavari sono vicine, no? Lavagna, credo di sì, sai. No, sì, te lo no, dico sicuramente, io. Sicuramente. Sicuramente, sì. Sicuro, sì. Cioè Sestri, Lavagna, Cavi di Lavagna. Io sono stato in Colonia. A Chiavari di Lavagna. Vedi, eh? Sì, perché dalla Lombardia si scendeva giù. Te sei di Milano? Della provincia. Della provincia. Villa Cortese. Villa Cortese. 1000 abitanti, tutti insegnanti. Non è vero, dicevano. I detrattori, 1000 abitanti, tutti ignoranti. Che prestigio. Esatto. E vabbè, comunque si andava, in quegli anni lì, negli anni 60, si andava in Colonia. Sì. E noi bambini poveri, eccetera. Io me lo ricordo come un incubo proprio. Ah sì, la Colonia? Perché? Che è successo? Che è tanto è successo? Cioè, tu immagina che a 4 anni ti prendono, e ti portano a Bolzano. Certo. A me a un anno mi hanno portato all'asilo, ero matto, ero mi ha detto no. All'asilo? Sì, a un anno. Detto, ma all'asilo dopo 3 ore tornavi a casa. Sì, in Colonia si stava lì 2 mesi. Un anno, c'eravamo per le palle di uscire di casa un anno. Già, ah, un anno ti hanno portato all'asilo? Sì, ho questo ricordo. Lì è reato e deportazione. Ed è reato. Un po' come i miei genitori a 4 anni, no? È vero, sì. Vabbè, comunque. Però come andate in Colonia poi? Cioè, che tipo di... Tristissimo, credo. Che ricordi hai della Colonia? Basta, non parliamo. Sono terribili, credo di aver maturato tutte le mie nevrosi, tutte le mie angosce. Mi incuriosisce, comunque ti avrà formato il carattere alla fine, credo. La Colonia. Sì, ho imparato molto la sofferenza, no? Cioè, no ma pensa a quel milione di bambini lombardi deportati alle colonie liguri, no? Chiavari, Lavagna... Celle Ligure, Pietra Ligure è ancora peggio, guarda. Peggio ancora, perché è ponente di là. No, Pietra Ligure è ponente. Sì, è ponente. Sì. Se non lo sapete voi qual è la differenza tra Levante e Ponente, cioè figurati. Cioè... Sei sulle affermazioni. Comunque poi è passata, eh. È passata. No, perché la Liguria non è solo Colonia, è tante altre cose. Certo, meno male. No, per me la Liguria è casa, quindi... Adesso mi manca, un periodo che mi manca, sai? Sono a Milano da 8 anni, sempre facendo avanti e indietro, e la sto un po' patendo, sai? Mi manca un po' casa, l'aria della mia città, così. Quindi sì. Il mare. Ma sai, quella, il mare, sì. No, perché i primi anni, sai, ti trasferisci nella città non di mare, e la prima cosa che dicono tutti è il mare, mi manca il mare, no? Beh, certo, però cresci. No, mi mancava e come. Però cresci e dici, basta questa storia del mare, cioè, è banale, no? Cioè, si cresce, avanti. Adesso invece mi manca davvero, cioè, ho fatto il giro, no? E quindi torneremo al mare, ragazzi. Torneremo al mare. Vuoi sentire perché si chiamano anagrammi? Vai, vai. Perché loro, oltre a suonare bene, come ti ho detto, eccetera, eccetera, sono bravi a trovare gli anagrammi dei nomi degli ospiti, delle persone. Su Giacomo Poretti ne hanno fatto un'infinità, ma su Andrea Brasi, vuoi sentire l'anagramma di Andrea Brasi? Vamos. Prego, ragazzi. Il primo anagramma che abbiamo trovato è Banda Arresi. Banda Arresi. Dicevo una cosa, una banda, tipo la banda di Bassotti. Banda Arresi. Furti con scasso. No, e poi un altro invece, che potrebbe sembrare un ritrovo di pugliesi a Milano, Darsena Bari. Bellissimo.
Bravi. Che skills, eh? Che skills questa. Oh, se vuoi un giorno cambiare nome artistico, darsela a Brasi, darsela a Bari. Grazie, via, ragazzi, grazie, oh, veramente. Ah, grazie anche per il jingle iniziale. Bello, mi è piaciuto tanto. Se vuoi ne fanno un altro. Diciamo, vai, ma infatti che cazzo stiamo a ascoltare me, Giacomo? Ascoltiamoci. No, dimmi un po', allora, sei 96? Sono 96, nasco... Voglia di studiare, saltami addosso. Voglia di studiare, poca. Si vede dalla faccia. No, è vero, sono le occhiaie, troppi libri. Dici. No, senti, no. Cioè, cosa hai fatto? Che rapporto hai con la no, scuola? No, con la scuola avevo un rapporto come tutti i ragazzi che non hanno voglia di studiare, cioè, quindi quello di... La maggior parte. Cioè, io mi ci metto diverso. Dentro. Esatto. Ma anche quelli che poi adesso fanno l'università, credo che poi a scuola si siano rotti le palle, no? Poi durante l'università so che hanno trovato, credo che molti di voi abbiano trovato il proprio metodo di studiare quello che gli interessasse, eccetera, eccetera. Io mi sono fermato alle superiori, quindi non ho mai trovato il mio metodo. Che cosa hai fatto? Che io ho fatto un professionale turistico. Ti racconto questo aneddoto, anche te, non è vero? No, turistico ah, okay. No, ma... elettromeccanico, professionale. Ah, va bene, elettromeccanico. Ottimo. Ci stavo per finire. È la classica scuola dove uno non ha voglia di fare un cazzo. Sì, sì, sì. Giusto, ma non possiamo dirlo? Questa. Ma possiamo senti dirlo. Questa. Ma quanti anni? 3 anni? Stavo per fermarmi a 3, poi mia madre mi ha bustato, ho fatto 5 anni. Allora... bussato vuol dire tamenato. No, no, mi ha detto... Ti prego. Ma ti prego, sei in ginocchio. Ti prego. Ti racconto questa. Ed è venuto fuori un operatore turistico della Madonna. Tra l'altro. Proprio... Tra l'altro, no? No, terza media, sai, c'è... No, lo dico, scusami, lo dico per incoraggiare molti ragazzi che vanno a scuola, non sanno, cioè... Yeah. Poi magari la vita ci riaggiusta, sì, possiamo infatti. Dire così? Sì, scusami. Cioè? No, voglio dire, cioè, se saresti stato destinato controvoglia a lavorare in un albergo... Ma la vedo... Forse no, ti racconto questa per farti capire perché sono finito al turistico. Terza media, orientamenti, no? Allora, io bevo anche tu. Se sì, vuoi. Guarda, se è possibile, sai prima di questa stronzata. Tutti che scroccano una bottiglia d'acqua, porca, non la paga mai nessuno. Allora, cosa succede? Niente, è una stupidaggine. Orientamento, devi scegliere l'indirizzo che fare. A quell'età lì sembra una stupidaggine, ma è importante anche perché poi. L'orientamento? Sì. Cacchio. Sapere dove devi andare 5 anni, poi sì che si può cambiare, però insomma non è così scontato, non è così leggera. Momento delicato. Momento delicatissimo, io comunque totalmente disinteressato dalla scuola, sento la parola scientifico e mi lascio così coinvolgere da questa cosa. Tutti andavano allo scientifico, ho detto farò lo scientifico anch'io, no? Tanto che cazzo, faccio lo scientifico. Mia madre... Per dire come non si deve scegliere una scuola. Per dire quello che... Mia madre mi ha fatto e fa Andre. Lo scientifico è un liceo, mi ha detto. Mi ha detto, vedi te se vuoi fare lo scientifico. Piuttosto Sara, tua cugina, va al professionale. Vai da Sara, mi ha detto. Che ti conviene, mi ha detto. Vai da? Da Sara, mia cugina, che saluto. Ciao Sara. Saluto tutta la mia famiglia. Siamo in 12, non ci conviene. E quindi così è andato, per effetto turistico. Poi il terzo superiore avrei mollato molto volentieri, avrei anche cambiato scuola, ho mollato, insomma quel periodo lì bastava qualsiasi cosa per farmi un po' cambiare aria, ma poi ho resistito, non è stato così difficile, devo dire la verità. Sei diplomato? Mi sono diplomato anche in maniera abbastanza, non troppo difficile, era abbastanza semplice, arrivavo al classico gennaio con le 8 materie sotto e poi in 2 mesi... riuscivo a recuperare tutto. Sì, sì, il turistico, viva il turismo, viva il professionale, scegliete bene la scuola dove da fare. E quando è che è cominciato prima il tifo per la tua scuola di calcio o la passione per la musica? Ma guarda, è iniziato prima il tifo, oddio dipende, cioè, le prime canzoni le ho ascoltate in macchina come tutti i bambini del mondo, Festival Bar, le varie compilation, CD taroccati, sai. So perché mi ricordo Ivana Spagna e Teorema, che tra l'altro si lega anche al tuo percorso. Se prendi una donna, lasciala male. Però cantata da Ivana Spagna, c'è questa cassetta in macchina. Non so, c'è questo ricordo. Vabbè, quindi ascolto. Tanta roba, è roba acida. Sì, acida.
come te è uscito acida? È una roba. Anche è acido quel ricordo, non so perché. Sarà il viola della golf di mio padre, non lo so. Vabbè, quindi c'è quindi uno che ascolta Ivana Spagna e diventa c'era sto pezzo che mi ha rapito da bambino. Il percorso è tortuoso della vita. Mi rapì questo brano di Ivana Spagna. che non era di Ivana Spagna. Quindi ho iniziato prima ascoltando musica, ma andando allo stadio prima di interessarmi realmente alla musica. Perché con quando hai cominciato ad andare allo stadio? A 8 anni circa, quindi da quando portava chi, il papà? Mio padre, mio padre con tutti i suoi amici. Inizialmente andavo con mio padre e mia sorella. Poi mia sorella è stata più intelligente, ha lasciato. E invece io ci sono rimasto con tutti i piedi. È più grande di te, tua sorella? Sì, è 4 anni di più mia sorella. E che saluto anche lei. Poi lì, passiamo da tutti dopo. Tranquillo, c'è il tempo. C'è tutto il tempo. Poi sono iniziato ad andare allo stadio, venendo diciamo dalla provincia. È una provincia molto vicino alla città, quindi è una provincia relativa. Poi mio padre abitava, comunque originario di Negro, con quartiere di Genova, quindi ho avuto tante influenze, cioè non sono stato proprio un paesano a tutti gli effetti, però venendo comunque dalla provincia, credo che a quell'età uno avesse bisogno di un senso di appartenenza, no? E allora in quel momento lì lo stadio era la cosa più bella, più potente. Poi c'è la gente, gli amici di mio padre erano simpaticissimi, ci facevano del ridere, ne approfittavamo per andare a mangiare in trattoria prima o dopo, cioè insomma era tutto molto bello. E soprattutto perché uscivi dalla provincia, uscivi dalle cose. E quindi basta, poi ho iniziato a fare musica a 15 anni, molto consapevole del fatto che musica e calcio debbano stare in realtà separati tra loro. Quindi negli anni il mio percorso, la mia carriera da emergente l'ho fatta così, senza considerare il calcio. Continuavo ad andare allo stadio, ma non consideravo uno e l'altro professionisti. E poi basta, una certa uscita. Senti, ma oltre a Ivana Spagna ascoltavi qualcos'altro? O c'era qualche genere musicale che ti attraeva, ti piaceva, ti affascinava? Guarda, sì, fortunatamente sì. Mia madre Dori mi ricorda Ghezzi. Dori Ghezzi, Dori Ghezzi. No, scherzo. Come si chiama? People from Ibiza, Nancy, come si chiama? Sandy Martin, no. No, vabbè, al di là di Festival Bar e tutte le compilation che mi ritrovavo per la casa, per gli stereo, eccetera, eccetera, ovviamente si ascoltava tanta musica, cioè tanto Faber, tanto De André in casa. Mi ricordo, mio padre faceva il disc jockey negli anni '80, sì, in una discoteca che si chiamava P4, quindi tanta musica anni '80, mi ricordo che metteva gli Scorpion, i Queen, altri gruppi rock, eccetera, eccetera. Mia madre invece si ascoltava in casa Lionel Richie. Chi? Lionel Richie, Celine Dion, sai, quelle cose lì. Cioè, non è che sono proprio delle merde. No. Per carità, ma io guarda ti dico, credo che poi alla fine mi abbiano anche influenzato, no? Indirettamente tutte queste cose. E quindi così, queste sono diciamo le grandi influenze. Ma è la prima volta che stai qua, Giacomo, nell'intervista? La seconda. Ah, la seconda. Okay. Senso paterno il tuo. L'ho inaugurato questo cubo qua con un altro tuo collega. Ok, chi è? Cremonini. Ah beh, scusa Cesare. No, grazie Giacomo, però rimaniamo. Ma se ti dà fastidio mi metto No. C'è troppa distanza, c'è troppa distanza. È bello però, è bello. Farei una cosa qui, la pianta carnivora la metterei qua. Siamo qua. Bello. Devo sentire i ragazzi che sono. Dai, dai ragazzi, fateci. Anagrammi. Senti, ma cerca di farmi capire questa cosa qua, perché io sono anziano, sono... C'è un'enorme differenza, parlo dal mio punto di vista, della musica ascoltata, della musica prodotta, cioè io fa conto, sono nato nel 56, quindi
prima ho apprezzato i Beatles, i Rolling Stones e poi tutta l'ondata rock, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso mi verrebbe da dire così, ma proprio in maniera succinta, sintetica, che noi, la nostra generazione, quelle generazioni lì, consideravi la musica o chi si esibiva o era un cantante perché la voce era importante, certo, particolare, oppure da un punto di vista musicale, una ricchezza musicale del rock, eccetera, eccetera, no? Spiegami adesso, come la vedi? Cos'è importante oggi? E cos'è importante? Perché mi sembra che ci sia una mescolanza di un po' difficile per le generazioni precedenti capirle fino in fondo, se è più importante la voce, l'arrangiamento, il testo, l'atteggiamento. Guarda, credo che col tempo si siano un po' polarizzate tutte quante le cose, no? Quindi serve comunque una varietà di tutto quello che hai elencato adesso. Perché? Perché di mezzo c'è il personaggio, un personaggio che non è solamente sulla copertina del disco, come c'era ai tempi, ma è un personaggio che ritrovi quotidianamente sul social e che quindi conosci di più rispetto a una volta. Ciò non toglie che la qualità della musica deve esserci, a prescindere, no? Quindi intanto aggiungiamo questa roba qua del personaggio a 360 gradi. La musica invece, quello che deve creare è sicuramente un vibe giusto, che è una sensazione piacevole, e nel caso della mia generazione può emergere in maniera più facile perché ci sono gli strumenti per farla emergere. Cioè, se magari prima su 100 persone 20 avevano il vibe giusto, però solamente due o tre conoscevano la grammatica della musica, ma avevano una bella voce, adesso quei 20 lì possono permettersi nel 2024, in questi tempi, di poterle esprimere, perché abbiamo degli strumenti che ci permettono di poter, ad esempio, saper cantare come l'autotune, sapersi produrre delle basi e farli in maniera molto più veloce. Cioè, se vogliamo, c'è meno ricerca nel mestiere, perché è più arrivabile. Prima invece dovevi andare nello studio, era più difficile, eccetera, eccetera. Adesso se una persona che non conosce la musica vuole decidere di fare una canzone, il giorno dopo può tranquillamente farla senza dover andare per forza a scalare le montagne, ecco. Quindi emerge questo, una sensazione, un carisma. Tirare fuori il carisma oggi è più semplice, quindi quello. Però va bene che perdiamo la qualità, no? In certi casi, perché si pensa di perdere la qualità perché c'è meno studio, no? Se uno sa suonare, però può fare il produttore oggi, però comunque c'è qualcosa che deve emergere se diventi una persona conosciuta e famosa oggi, e quel qualcosa non è per tutti lo stesso, se no tutti lo farebbero, non so. Ma quel qualcosa lì a cui ti riferisci è più legato all'esibizione del personaggio o, nel tuo caso, che cosa hai voglia di dire? No, quanto allora, è importante? No, allora, l'esibizione del personaggio è importantissima, prende una percentuale più grande, però... Spiegala sta cosa, perché... Guarda, se puoi. Cerchiamo tutti quanti di capirlo ogni giorno, no? Perché sennò allora avremo tutti quanti la ricetta per il successo. Però quello che emerge oggi è appunto questo, il personaggio prende più piede, ma quello che prende piede è una sensazione da trasmettere. Banalmente, non so, la top line è una frase con parole sconnesse per creare la melodia, no? E la puoi registrare col telefonino, cioè tu mi metti sotto una batteria e io ti faccio un ritornello veloce, me lo registro col telefonino, dove magari le dico lo registro con il telefonino e ho un ritornello, poi dopo ci scrivo le parole dopo. Prima era un po' più difficile forse fare questa cosa qua, a meno che non avevi il registratore con la cassetta, che però magari ti si inceppava, cioè, quindi provo ad arrivare al succo, perché poi realmente anch'io devo capire. No, è la devi dire. Grazie. La sciarpa, non ti fa caldo? Sì, ora me la levo.
Tanto guarda, la cosa al finocchio non davvero arriverà mai. No, davvero, l'espressione del vibe istantaneo, forse quello che riusciamo a trasmettere oggi, capito? L'espressione del vibe istantaneo, cioè il succo, quello che devi spremere è un po' quello, perché ci sono tante persone che sanno suonare gli strumenti, ma che poi magari si bloccano e non riescono a fare freestyle con gli strumenti. Invece quello che funziona tanto oggi è quello, no? Il freestyle, tirare fuori un pezzo sul momento, si scrive in maniera molto veloce, no? Quindi quello, cioè, un po' quel succo lì di emozione, di atmosfera, di vibe, mi verrebbe da usare questa parola anche se è un po' americana, magari vibe. Difficile, qualcuna ha delle risposte migliori? Vuole salire sul palco? No, ma cioè, si capisce abbastanza, cioè, no? Ma infatti sicuramente quando... torno a casa e dico, ah no, dovevo dire quello. Ah, vabbè, figurati. Però te l'ho detto, mi metti un po' di... Ma figurati. Di no, ma infatti la cosa curiosa che arriva sicuramente è questa, soprattutto se posso definirvi ragazzi della vostra generazione, artisti della tua generazione. Oh... Ok, ragazzi, 90 gradi in corpo. Però è bella. Cos'era? Il tessuto. Hai visto? Certo livello. No, dicevo che arriva questa cosa qua, no, del personaggio, e forse arriva addirittura prima, non lo so, della musica, sì, del contenuto, sì, eccetera. Certo. No? E quindi questa cosa la si comprende, è molto sì, moderna. Poi è un discorso sociologico veramente ampio, cioè si potrebbe mettere di ogni, perché comunque anche oggi ci sono tanti tipi di artisti, non c'è solo uno. Ti dico, non voglio parlare di me, però quello che so è che comunque deve rimanere qualcosa alla fan, alla persona con cui parli, alla persona che ascolta la tua musica, e quindi non puoi essere alla lunga poi solo personaggio. Cioè questa roba qua certo, alla fine sta venendo anche, cioè si sta capendo, no? C'era l'inizio da quando c'è lo streaming, Spotify, uno dice, sai, fra tanti streaming quello lì, ma come fa? Sì, però poi magari non va nessuno al suo concerto, quindi c'è una selezione. No, su questo, non è solo merda, ecco, quello ci tengo a dire. Non l'ho detto. Si intuiva quella roba lì. No, però sai. No, assolutamente no. No, assolutamente no. E poi c'è questa cosa... Che tu prima l'hai detto, sembra una contraddizione, in realtà non lo è, no? Però il calcio e la musica sono due cose che non devono andare insieme, sono separate, eccetera. Sì. Paradossalmente tu, sì, una tua canzone, no? Guasto d'amore, è diventato praticamente un inno che si non, è lì, non, dice, non è l'inno, Giacomo, perché se diciamo l'inno poi è un problema. È una canzone che rappresenta. Scusate. Dai, ho tirato fuori una parola antichissima, inno. No, ci è una canzone che diciamo che per appartenenza tutti i tifosi del Genoa usano, no? Si identificano in, sì, quella cosa, no? E tu, se non mi sbaglio, l'hai scritta un po' pensando a questi argomenti, a questa cosa, no? Guarda, allora intanto voglio salutare la persona che l'ha fatta con me questa canzone. Grazie, giusto. Un po' di soggezione time, caro, eccolo lì ragazzi. Senza la sua chitarra non sarebbe uscita quella canzone. Alzati in piedi ragazzi. Bravo, ti voglio bene, ciao. Quindi grazie caro. No, ti dico, l'ho richiamato all'attenzione perché quella canzone lì è stata scritta un po' in freestyle, se non sbaglio, e senza pensare a nulla di tutto questo, di quello che sarebbe successo poi. Forse, non so, qualcuno di voi lo saprà, qualcuno no, quella canzone lì nasce con un video fatto in spiaggia, tirato fuori poi dal telefonino un anno dopo, insomma è stato molto anche lì freestyle, no? Abbiamo seguito il vibe del momento, ecco, anche che parlare l'italiano media. Ogni tanto, però freestyle, vibe è un casino.
Vabbè, quindi no, beh, abbiamo bello, unito, no, abbiamo no, unito. No, però è bello, interessante questo fenomeno qua. Sì. A me interessa parlare con te della storia dell'appartenenza, perché l'hai tirato fuori tu dicendo dalla provincia, venendo lì la squadra. È importantissimo, è un concetto molto importante quello, sì, dell'appartenenza, e tra l'altro sarebbero un sacco di cose da domandarti, no? Perché appartenere ad una squadra come la tua non è facilissimo, no? Tanto tutti sanno, più o meno tutti siamo tifosi della squadra di calcio, e essere... Cosa ho detto? Che cagato ho detto? È durata più di tutto, è durato tanto lo sguardo, ha riso, grazie ragazzi. Non ho capito, però. A posto. Dicevi il Genoa non ti piace? Mi piace molto, tra l'altro dai tifosi interista, te l'ho detto anche prima, rinnovo il ringraziamento perché ci avete regalato due giocatori che ci hanno consentito di vincere il triplete, quindi sì. Thiago Motta e Diego Milito, quindi figuriamoci. Però no, il discorso interessante è questo, perché chi tifa Inter, Milan, Juve o Napoli, eccetera, eccetera, è molto più facile, perché in percentuali diverse è probabile, sì, sì, che le loro squadre vincano qualcosa. Sì, sì, invece, sì, mi ha sempre veramente molto colpito che squadre come appunto il Genoa, c'è un attaccamento, cioè, no, ma lo dico... Siamo abituati. No, ma non voglio essere offensivo. No, ma c'è da ridere. È una cosa molto che si vede, una delle tifoserie più belle, più calorose d'Italia, appunto quella del Genoa. E che ai voi, cioè spesso. Sì, non si vince un caso. Allora, quest'anno festeggiamo. Oh. Quest'anno festeggiamo i 100 anni dall'ultima vittoria, dall'ultimo trofeo che è stato. Non mi ricordo se la Coppa Italia o lo scudetto. Scudetto, grazie Pietrino, grazie mille. Perché comunque il Genoa di scudetti li ha vinti, cioè. Sì, no, ne abbiamo vinti 9, ce ne manca uno alla stella, siamo lì. Bravo, esatto. Aspetta. No, ma no. Il discorso interessante è questo, il senso di appartenenza, ma quello è il bello, cioè a parte che il fatto di non vincere, come fai notare te, il fatto di fare una squadra che poi bene o male ha ben poche possibilità di fare risultati. Perlomeno fino adesso. Ma poi, sì, perlomeno fino adesso, poi la speranza è una figura, ti ne siamo belli casati adesso. Verona e altre squadre insegnano. Sì, 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 no, ma ti dico... Anche la vostra... Scusa se la nomino alla Samp, no? Chi è stato? Sì, vuoi che lo caccio via? Scherzo, voce femminile. No. Ci mancherebbe, scusa. Vai, mi interessa questo ragionamento, mi interessa. No, al di là di tutto, la storia dell'Eichstätt, speriamo, vediamo un po'. È un moto d'orgoglio questo per noi, no? Quello di tifare una squadra che poi non vince, cioè, perché tu sei abituato a perdere, essere abituati a perdere è più facile, cioè, sicuramente ti forma e ti forgia di più, e questo è proprio un, sì, ma al di là di questi... un amore incondizionato. Ma esatto, c'è una frase di un famoso tifoso genuano che si chiama Pippo Spagnolo, che dice... E cos'è che diceva? Diceva: sei genuano e vuoi anche vincere? Figurati che deviazione mentale abbiamo avuto noi fin da ragazzino, che fa parte anche un po' del carattere del genovese, no? Cioè quello di avere amore per una cosa senza interesse, il che comunque è una grande cosa. Ma infatti è qua che volevo arrivare, perché l'esempio si potrebbe estendere non solo ad una squadra di calcio, ma anche addirittura un partito politico. Sì, 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 la minoranza, la famosa minoranza, no? Esatto, quella minoranza che è un argomento importante, che tra l'altro anche Faber affronta, e non solo ovviamente, però che è un argomento che cavolo, a me dà un sacco di adrenalina. Le minoranze a me danno adrenalina, no? Di lezione ostinata e contraria, cioè non scegliere mai quello che fanno tutti, quello è una roba che mi gasa tantissimo. E gasa il genovese in sé, cioè il genovese, allora dirà di tutto, è una persona che non ha voglia, primo, non ha voglia in generale, ma soprattutto che... L'hai detto tu, Dico io. È vero, c'è bisogno che lo dica. Chi è il notaio? Sarà un genovese, mica. O un lombardo che viene. O un lombardo massacrato dai liguri ogni volta che va. No, sei di Sena. Di dove? Ah, ok, ho capito Vesima. Ci sta.
Zera Zera, saluto. Quindi niente, il genovese ama incondizionatamente, senza interesse, il fatto di vedere una persona magari per la strada a cui non daresti un euro, poi magari scopri che c'ha 10 appartamenti, è perché non ha interesse di far notare, di far emergere il suo ego, capito? Se lo tiene tutto per sé, lui è così e al massimo te lo dimostra a parole che è così, capito? Non ha voglia di farsi vedere. Ma... quindi questo amare incondizionatamente quella roba lì, anche se non ci sono vittorie, è un po' un simbolo della nostra città. Ma quanto ti piace cantare? Quanto piace? Mi piace, sì. Mi piace. Mi piace cantare, cioè. Karaoke, sai quelle cazzate. No, scherzo. No, da qualche anno in casa mia si fa il karaoke a Natale. A Natale? Sì, e basta. Sì. Bello. E vinci sempre tu? No, non c'è, da quando è che si gioca premi al karaoke? Voi genovesi potreste farlo. No? Possiamo potreste farlo. No. Gareggiare con la nonna e spillargli 10 euro. E 10 euro. Nonna, fai schifo, paga. Sai. No, dai, sì. Cioè, bellissimo. Ma così, appunto, dai, dimmi, qual è la cosa che ti piace? Non so, quando ti esibisci live, cos'è? No, mi piace. Quanto ti caghi sotto? No, ma quando parlavo di calcio e musica, ad esempio, è chiaro che il calcio e la musica poi sono unite, perché il coro, il fatto di cantare tutti assieme, una singola canzone, guardarsi negli occhi, ubriachi, così. È la cosa veramente che dà l'adrenalina. Che mi ha portato poi, credo, a aver voglia di cantare le mie canzoni e soprattutto di cantarle live. Quindi è un'adrenalina che si è trasmessa negli anni, no? Quindi sì, mi piace quello, proprio quello il bello, cioè di riuscire. Ma tu prima di un concerto ti caghi sotto, no? Guarda, in realtà no, mi sono cagato sotto oggi e un'altra volta con Milito, ho fatto un'intervista con Milito e Palacio, che io non ho idoli sportivi perché, come abbiamo elencato già prima, non è che abbiamo avuto grandi campioni, no, li abbiamo avuti, però sai, io ho vissuto comunque degli anni particolari, belli ma particolari, e quindi come idolo sportivo ho Milito, no? Milito per me anche come uomo rappresenta un'istituzione, perché è un uomo anche di un certo tipo di spessore in campo, uno spogliatoio, eccetera, eccetera. Quindi quando ho dovuto fare l'intervista con lui, lì sì, ho avuto un po' d'ansia, ecco. Anche oggi, perché ovviamente sono fan, Giacomo. Ma ti è passata però adesso? Sì, mi è passata. È passato. Minchia, è passato. È passata. Ma senti, ma tu invece, vabbè, oltre a cagarti sotto oggi quella volta lì, hai mai paura? Di salire sul palco? Ma no, in generale. Di paura? Vabbè, paura sì. Ma guarda, paura forse mi fa paura... Sai, sono stato anche fortunato perché non ho mai avuto grandi lutti in famiglia io. Per adesso, Madonna. Madonna mia. Madonna. E quindi... Nonna, sto scherzando! Nonna! Tieni duro, porco giù. Ma ce l'abbiamo tutta questa paura. No, per quello. Poi grandi paure, sai, le paure di tutti i giorni, le paure quotidiane, dai, le paure del futuro, mette paura. Quello è un macro argomento, la paura. Sì. Beh, dai. Ma dillo. No. No. Il futuro ti spaventa. Ma da che punto di vista? Ma sai. Di tutto. Cioè, le persone qua di fianco, la carriera, sai. Poi sono abbastanza tranquillo, cioè, vivo la vita. Non passivamente, ma lascio che le cose accadano, non so come dire, no? Per surfarci un po' sopra, quella roba lì. Però ecco, non sempre arriva la onda giusta, se vogliamo proprio fare i... se vogliamo metterla su un piano così poetico. Posso farti la domanda, Giacomo? Certo. Ok, no. Mi domando, forse te l'ha fatta anche Angioni questa domanda, perché ho visto il podcast, ma non ricordo la risposta. Forse tu non hai risposto. Vediamo se tu riesci a farmi rispondere. Mi racconti il processo creativo di voi tre? Cioè, esisteva davvero una casa in cui vi vedevate senza fare niente e usciva... Scusa se ti dico così, perché io...
credo di avere in parallelo quei miei amici, che magari molti di voi conosceranno, un parallelismo simile, no? Nella creatività, eccetera, eccetera. Quindi è una roba interessante questo scambio per me. Ma infatti, ma guarda, ti rispondo volentieri. Io comunque ad Angioni ho risposto, è lui che non ha capito un cazzo. Ciao Max. Ciao Max. Grande Max. Grandissimo Max. Uno dei talenti più... Sì, forte, mi fa piegare. E... allora, no, ne parlavamo anche prima nel camerino su questo processo creativo. In effetti voi che parlate, no, il freestyle, queste cose, l'improvvisazione, il telefonino viene una cosa, eccetera. In effetti credo che ci sia qualche cosa in comune dal punto di vista dell'atto creativo. Non so se la gente si annoia o che cosa, però te la spiego molto volentieri. Noi andavamo per anni, la casa era quella di Giovanni, era l'unico che aveva una casa, no? Io e Aldo eravamo abbastanza disastrati, no? E nei primi anni 90 ci si trovava praticamente tutti i pomeriggi da lui a casa sua alle 2:30, si giocava a calcio balilla per un'ora e mezza, poi si smetteva, ci si metteva lì. E tu sai com'è, no? Forse il pubblico è un po' più all'oscuro di questa cosa, ma non è che l'artista, se posso generalizzare, adesso scrivo uno sketch, è difficilissimo. Con noi tre funzionava così, immagino anche per te, che ti metti lì, parli di tutt'altro, magari del Genoa, dell'Inter, della Meloni, della Schlein, dell'Ucraina, eccetera, eccetera. Poi c'è la caricatura fuori, no? No, ma di a noi che non abbiamo mai fatto satira politica non entrava mai in questi argomenti, però a un certo punto quel clima che si instaurava permetteva, cazzo, mi è venuto in mente, invento, siamo tre gemelli che siamo nel sì, sì, la caricatura intendevo questa cosa qua. Ecco, sì. Allora da lì poi parte quell'altro, dice un'altra cosa, e quindi nasce. Quindi se noi dobbiamo dire com'è il nostro processo creativo... A cazzo, bene. A cazzo. No, perché è così poi, veramente. A cazzo anche perché... Beh, non so se tu riconosci questa cosa, è la creatività che hai, non è difficile da spiegare, ma in un qualche modo ti... Quando viaggio non comando io, se ci provo mi blocco. Bravo, cioè non è che te la dai, sì, sì, tutta, sì, no, tu, no, la creatività, no. Cioè in un qualche modo sì, sì, viene, sì, data, donata, sì, da qualcuno, poi possiamo stare qui e parlare, ci credo, non ci credo, però è un po' così, non è che dici, ok, adesso... mi deve venire una battuta, sì. La battuta viene così come la, sì, canzone, sì, sì, sì. Certo, no? Certo, è vero, la canzone è vero. Viene un po', è vero. Viene un po' da, no, sola. Ti dicevo questo perché io con gli altri, specialmente con Mario e Sonny, vorremmo un applauso, cioè ci piacerebbe un giorno fare, che ne so, l'idea di un film, no? Ma verrà una cazzata, ovviamente non succederà mai, no, perché? Però sarebbe bello basarsi su quello che avete creato voi, no? Il vostro modello, cioè divertentissimo quando voi partite, chiedimi se sono felice che ognuno di voi fa un lavoro tragico, no? Giovanni che fa il mimo, gli tira le palline di carta, te che fai un colpo di tosse. Lì c'è dell'autobiografia, cioè, c'è dell'autobiografismo, di noi, certo. C'è dell'autobiografismo. Ma noi lo faremo uguale, cioè ad esempio, non so, il film partirebbe con una bella colonna sonora, giorni d'oggi magari scritta cantata da un altro. Sì, scritta da un altro, magari che la Calcutta, con nomi a caso. Sai, no, è mood. Che so, io mi alzo la mattina, sveglia del Genoa, tende del Genoa, coperte del Genoa, mi sveglio, sciarpa del Genoa. Mi sveglio, sì, dormo con la sciarpa, mi sveglio con l'ino del Genoa, eccetera, eccetera. Esco di casa, vado a lavoro, dove vado al campo della Sampdoria a fare il magazziniere, no? Meraviglioso. Poi mettiamo, poi che ne so, prendiamo Vaz,
Vazzi, che è l'altro nostro, il più intelligente di tutti, no? Quindi cosa fa? Lui il più studiato, sicuramente è il più studiato. Lui andrebbe, farebbe il supplente, lontanissimo, in una scuola lontanissima, in una classe che ogni volta che entra gli tirano di tutto, no? Minchia, quindi lui è la persona dotta, intelligente, capace, ma che minchia fa il supplente in un posto disastrato. Sonny lo mettiamo un po' maldestro, come persona lo mettiamo a fare il... In una gioielleria, per esempio, sì? No? in una cristalleria, dove ogni volta deve stare attento a far cadere le cose e fa cadere tutto. Sì. Mario lo mettiamo in una biblioteca, no, per questo libro è un libro, voglio spiegare, ci piacerebbe. Fantastica, ora non so se è uno spoiler. C'è già il soggetto. Troppo ciotto. C'è già il soggetto. Sì. Easy lo mettiamo a fare l'erborista, minchia. Gli esplode tutto. Infatti. Che tipo di erbe tralasciare? Tutte, ovviamente. Tutte. A quel punto lì. Tutte. Anche quelle officinali. No? Esatto. Disme dove lo mettiamo? Disme lo mettiamo a fare propaganda. Mettiamo a fare propaganda. Non toccarti, partito cazzo, politico. Non toccarti. Scusa, è l'abitudine. Chi rapper, cazzo. Mi è rimasta l'abitudine dei primi dieci minuti. Dei primi 10 minuti, no? Senti un po'. Dai, ma già avete un altro... No, figura di merda. Cioè, non ho parole, ho finito il vocabolario. Cioè, non so, omaggiare il nostro artista con qualcosa... No. Madonna! Era tutto apposta, ero tutto d'accordo, ho fatto finta di... E gli anagrammi, fate un pezzo! Grandi! Adesso ti do la possibilità, come gli insegnanti a scuola, puoi parlarmi di qualcosa? Madonna. E lo so che non hai studiato. Il jolly l'ho già usato adesso, del film. Di cosa ti parlo, Giacomo? Non so, cioè, vorrei metterti a tuo agio, in realtà mi rendo conto che sto mettendo nella merda. Minchia, te la faccio fino al collo. Te la faccio io una domanda, ti prego. Alfonso, fai sport oltre a andare a vederlo? Ti faccio un'altra domanda, vabbè. Sì. Non toccarti. Non toccarti. No, faccio sport, sì, ma alleno, ma alleno come tutti quanti. Cioè, no, oppure, domanda banale, ma sì. che hobby hai, che passioni hai oltre la musica? Ma guarda... Cioè, la musica, per dire, è la cosa che ti ha reso celebre. Sì. No, però io non sono uno che fa tipo solo musica, capito? Perché sennò non voglio fare l'artista che parla di artista, perché sennò non mi diverte tanto. No, mi sono reso conto, i viaggi sicuramente, viaggiare è un mio hobby. Andare in giro per il mondo, anche per l'Italia, un po' grazie al lavoro. E lo ripeto sempre ai miei amici e alle persone che mi conoscono, sarà banale, sarà populista, sarà un po' campanilista, però ragazzi, i brividi che mi mette girare l'Italia dopo essere stato negli altri posti del mondo, i brividi che mi mette di cosa siamo, di cosa sia questo paese. Bello. No, sì. Ma bellissimo. Bellissimo. No, è incredibile. Faccio un esempio. Siamo stati in Patagonia a febbraio. Noi qui a lavorare, loro in Patagonia, a fare un cazzo. A fare un cazzo. Ma tutti i cantanti così, ho già capito. Cioè Cremonini è stato in Patagonia a febbraio. L'aurora boreale in Patagonia. Noi qui a tirare. Vabbè, comunque. E quindi, cioè, sei stato in Patagonia con due amici che hanno girato tanto, fanno anche le escursioni loro, eccetera, eccetera. E vediamo questo, si chiama il Fitzroy, se non sbaglio, che è un mega monte, un mega montagna in Patagonia con un ghiacciaio sopra. Cazzo, guardiamo sto Fitzroy e finalmente si vedeva, perché quel giorno le nuvole si erano allontanate, quindi vedevamo finalmente il Fitzroy in tutto e per tutto fino alla cima, no? Diciamo, cazzo, che bello, no? Allora si mettono in dice, bello, però le Dolomiti, minchia, eravamo in Patagonia. Ma l'italiano è così, No,
Però magari hai però mangiato è vero che deve... questa anatra sì però la mi... pasta al pesto. Pasta al pesto. Cioè, e loro volevano andare lì, cioè, anzi hanno spinto ovviamente per andare lì, escursioni, dopo un po' ho trovato due palle, ho fatto 100 escursioni, volevo anche un Sud America un pochino più samba latina, eccetera, eccetera, però no, è stato fantastico. E quindi mi mette i brividi, più che essere italiano, che vabbè è una fortuna perché la cicogna ci ha lanciato, proprio pensare all'Italia come paese, come forma, come territorio, è magnifico, volevo dirlo. Perché... Beh, a parte la tua Liguria, di un altro posto che ti ma davvero, piace dell'Italia. Davvero tutto, davvero, tutto. Non so se, cioè banalmente magari... Anche Quarto Giaro. Avrai sicuramente il suo perché anche Quarto Giaro. Ce l'ha. E no, cioè dai laghi alle montagne, alle isole, l'acqua del mare, i ciottoli e la sabbia, gli Appennini e le montagne, cioè insomma, vabbè, l'arte ovviamente. L'arte, beh, non ce n'è un pochino, sì, d'arte. Sì. Un pochino d'arte ce l'abbiamo anche noi, i monumenti storici, beh, cazzo, l'Italia... Mi carica, non ti so carica, perché. Ti gasa, sì, l'Italia. Perché mi... Sei pronto per l'inno sull'Italia? Anche, no. Eh? Sì, ti prego, andiamo. me lo mandi solo a me. Dai, no. ti prego. Beh, l'abbiamo fatti di inni mandati ad personam. Magari, e quindi vuoi farlo anche a me, sì, no? Sì. Ma leggi, ti piace leggere? Mi piace anche leggere, sì. Anche leggere? Sì. Sì, mi piace leggere, non sono un mangiatore di libri, però tipo adesso sto leggendo, cioè ho letto. Quando andavo a scuola magari non studiavo, però leggevo i libri. Posso sapere cosa stai leggendo adesso? Adesso sto leggendo, ho finito di leggere L'isola del tesoro di Stevenson, che vabbè è un racconto famosissimo. Tipo Il pianeta del tesoro l'avete mai visto, raga? Il pianeta, ecco, L'isola del tesoro è la storia originale. Bello. Bellissimo. E poi dopo ho iniziato Long John Silver, che è il tipo della pianeta del tesoro, quindi il tipo dell'isola del tesoro, su cui un altro scrittore, che non è Stevenson, ha fatto una storia, no, tutta a sé, quindi solo per Long John Silver, perché era un pirata di fantasia ovviamente, ma molto carismatico. Invece adesso sto leggendo La misura del mondo, che è un... Cazzo. Di uno. Rassicuralo, cioè, cioè non è una roba brutta, non ci sia male a leggere quelli per spiegare. È arrivata 4 secondi dopo, grazie. No, La misura del mondo è un libro che ho scelto così a caso, devo dire la verità, ma ho scoperto che è molto interessante. Parla di Gauss e von Humboldt, che sono degli scienziati famosissimi tedeschi, su cui famosissimi hanno per i tedeschi, su cui hanno scritto un romanzo inventato e racconta, diciamo, di come hanno scoperto il mondo, anche loro, perché hanno viaggiato tutti quanti in giro per il mondo, e di come hanno sviluppato le loro genialità, diciamo così. Quindi bello, La misura del mondo. E al cinema ci vai? Al cinema ci vado. Ho visto Aquaman. Che babbo Aquaman, eh? Minchia? È un coglione Aquaman, ragazzi, dai! Scusa Aquaman. Dai. No, Aquaman. Fai ridere lui. Aquaman. L'ha detto lui, eh? Sì, vabbè, no, Aquaman, e oltre Aquaman? No, i film di oggi, cavolo, peccano, eh? Peccano perché non hanno più quei dialoghi che c'erano un tempo. Ma tipo? No. Parti di scherzi. È questo, cioè vedi Aquaman, vedi comunque una figura importante, una specie di supereroe, credo che sia della DC Aquaman, e vogliono farlo sempre simpatico, no? Sai, un po' briacone, un po' col bambino in braccio, ma non... Vabbè, dai, dimmi un film che ti è piaciuto. Film che mi è piaciuto? Al cinema ultimamente? Ho visto Wonka, carino. Carino, Wonka. Bello, mi è piaciuta la roba di mettersi questi personaggi, tre cioccolatai, non ve lo spoilerò, però tre cioccolatai che sono gli antagonisti. È un classico nella storia, la fabbrica del cioccolato. Sì, però è il pre in questo caso. Bello, carino, però anche lì secondo me manca sempre quella poesia, no? Che mancava nel vecchio, per esempio. Poi da poco, ho visto ieri sera La società della neve, che ho scoperto, non so se avete visto. Tremendo, brava. Tremendo. Ma tremendo in che senso? Troppo cruento. Troppo cruento. È assurdo che è una storia vera. Non so, minchia, vieni qua. Potete darvi il numero di telefono, parlate dopo, cazzo. No, però è vero.
cioè pesante, pesantissimo, è un po' prolisso, no? Fai due ore di ansia, di è tosterello. Poi il finale è molto bello in realtà, e se ti vai a informare dopo sulla storia è ancora più interessante, perché è davvero una storia assurda. Mi piacciono le storie, eh? Mi piacciono, bravo, sì, bravo. Sì. Bello. Senti un po', ma e come siamo messi con spiritualità al di là, quelle robe lì? Allora, ho una visione dello spirito davvero... No! No, ho fatto tante interviste mega conscious, Giacomo, quindi guarda, trovare un po' di rilassamento qua è piacevole, di relax. Cos'è che hai fatto? Ho fatto vibe, conscious, ma quel coglione di acqua, me. No, conscious nel senso coscienzioso. Ma che non son pirla! Volevo sapere cosa hai fatto, cioè se hai fatto una... Introspettive, no, ho fatto le interviste, tante introspettive, quindi sono alleggerito davanti a te, nel senso... Quindi no, lo spirito è interessante, non credo in Dio, nel Dio di tutti, di cattolico, ecco, perché dovrei credere ai tutti gli dei, sia quelli pagani, sia quelli musulmani, cioè, insomma, credo che qualcuno abbia creato la nostra cultura, ecco, però non mi permetto di sapere chi ha creato l'universo, ecco. Questo posso dire. Però interessante, forse. Però è molto domanda. Interessante, sì. Poi se vai a scavare, allora a quel punto lì, invece della storia dell'universo, ti vai a studiare la storia della Terra. E allora lì si fa interessante, no? Quindi, scusami, mi è partito l'occhio. No, ma... È un disagio che porto. Condivido, Quindi... Tieni giù le mani. Giacomo. Quindi... Che clima. Quindi... A proposito. Dimmi, a proposito? No, lo spirito. Io credo che abbiamo una parte matematica, ok? Una parte animale, che è quella matematica della sinistra, se non sbaglio, dell'emisfero cerebrale, eccetera, eccetera, che ci porta ad essere razionali. Come ti dico. Poi c'è una parte aliena che invece crea, insomma, quella dinamica, quell'emozione... Quel flusso di coscienza sconosciuto, quello per me, se vuoi lo posso definire spirito, poi non so se pesa 21 grammi come l'anima o cosa sia, magari è la famosa particella di Dio che stanno studiando a Ginevra, quello non lo so, però ecco, credo quello. Forse una visione che ho dello spirito è anche una visione fisica, no? Cioè creata da materia, di sostanza, magari anche quello, spero non perché non sia proprio così, se no nichilismo allo stato puro, però ecco, questo un po'... No, ma è interessantissimo, guarda, cioè, che... Rimango legato alla mia parte aliena, capito? Scusami, no, mi sì, diverto sì, no, ancora ma un è po'. Interessantissimo perché secondo me dovremmo avere un po' tutti un po' più di coraggio e farcele queste domande. Poi no, non è importante figurati. Se apparteniamo tutti alla stessa sì, scuola sì. di pensiero. È no, che è vero. Certe domande noto che sono un po' in disuso, no? Sì, E non so se per paura o per altro motivo, ma perché magari poi o si per tende. Ignoranza, per superficialità, però insomma. Sì. No, ma io credo che la mia generazione però, invece è tanto curiosa da questo infatti, punto di vista, cioè, anzi si sbloccheranno un sacco di nuove cose, no? Vedi, ora purtroppo per alcuni, ma per fortuna per noi, anche il fattore religioso è più critica, cioè è più sotto la lente di ingrandimento, no? Non abbiamo tutta questa voglia di credere a una dottrina, diciamo, un po' antica, noi ci informiamo su altro, vogliamo parlare di extraterrestri? Vogliamo parlare di alieni? Magari un'altra perché volta. Qua mi sa che tutti qua ci siamo dentro tutti fino al cuore. Ma tu hai voglia? Elohim, sai. Bravo, bello, interessante. Ah! Interessante. No, ma dico, siccome siamo in zona finale, poi dopo parliamo sì. anche di Elohim, eccetera. Vabbè. Hai voglia di accennare a cappella una tua canzone? Mi. Io non volevo chiederlo, ma quei bastardi lì pezzi di merda fatto pezzi di merda tutti, guarda, io non volevo chiedertelo, però cosa no. facciamo raga? Chi è Gaston?
Dai, guarda come vomito quando tengo la verità nello stomaco. Non è un passo alcolico. Guarda come vomito quando rido delle cose che non tollero. Credo qui non tornerò al culo sopra il cofano. Macchina che non è mia ma che la comprerò. Out dal tuo mondo bro, che male ci sarà quando mi sparerà Red Bull supersonico. Yeah. Grandi. Grandi che la sapete, raga. Della dolce vita con Fedez. Non me la ricordo, non l'ho mai cantata. Bella. Canta la radio, nello stadio. Però non me la ricordo. Bella come Aldo, non si ricorda un cazzo, guarda. Fantastico ragazzi, fantastico. Quanto ci avete fatto ridere, eh? Avete creato proprio un bel umorismo, cavolo. Eh? Ma io, quei ragazzi che sono lì seduti, che sono i miei amici, e non solo con loro, anche con altri. Cioè, noi non facciamo altro che citarvi tutto il giorno. Cioè, avete creato un'immortalità clamorosa. Che cazzo? Cioè, signore e signori, Brescia! Facciamo una figata che non l'ha mai fatto nessun cantante qua. Adesso tu accenni una roba, intanto ce ne andiamo. Una roba tua. Ah, una roba mia, che cantano loro? Sì, bravo. Vabbè, dai. E se non avessi una bandiera, e me ne va. Ciao ragazzi. Brescia! Grazie raga! No, grazie. Grazie, veramente. Ciao a tutti, grazie! Alla prossima. Vi voglio bene. Grazie! Davvero. Vi voglio bene. Venite a trovarci al Teatro Oscar. Ciao!